la vetrina della porcellana di Herend, numero uno in Ungheria, e qui a sinistra vedete il Teatro Nazionale dell'Opera, quello che è senz'altro il palazzo più importante di questo viale, inaugurato nel 1884. E il primo direttore era un famoso compositore ungherese, Francesco Erkel. Si apre la piazza Liszt, dove troviamo l'Accademia di Musica in un bellissimo palazzo del 1800, fine del 1800, visto che la prima Accademia di Musica in un palazzo molto più piccolo è stata fondata dal famoso compositore Liszt, allora sia questa piazza che l'Accademia porta il nome di Franz Liszt, come è conosciuto dappertutto. Questa è la piazza Octogon, si chiama così perché ha una forma ottagonale, e a destra e a sinistra troviamo il Grande Corso. E questa è la seconda parte del viale Andrássy, fino alla piazza Kodály, un altro famoso compositore del Novecento. E allora da questa parte, in questi palazzi, oltre dei appartamenti, ci sono vari musei. Per esempio qui a sinistra c'è questo palazzo grigio, si chiama La Casa di Terrore, e ci mostra, praticamente è un museo storico, e ci mostra la storia della fine della Seconda Guerra Mondiale e la rivoluzione del 1956, quando l'Ungheria è stata occupata dai carri armati fino alla caduta di Muro di Berlino, precisamente fino al 1989. Comunque è un museo piuttosto interessante, ma molto triste. I monumenti della Piazza degli Eroi, dove dobbiamo arrivare. Per esempio, qui guardando a sinistra, molto belli questi due palazzi bianchi, funzionano come ristorante e come galleria d'arte. Adesso ci sono tutti questi lavori, però scendiamo, andiamo alla piazza e in centro ci fermiamo, e così da lì vedete bene tutta la piazza. E dopo attraversiamo la strada dietro della piazza, passiamo accanto ad un lago artificiale. Poi arriviamo al castello dietro, e dal castello andiamo alle terme e poi ritorniamo. Anche di qua il fumo, sotto ci sono anche adesso queste due sorgenti termali, quelle che anche adesso alimentano sia le terme che tutti questi laghi artificiali fatti alla fine del 1800. Il millenario,
il 1000° anniversario dell'occupazione di questa terra dall'antico popolo ungherese, arrivando dall'Asia 896, e nel 1896 è la prima festa millenaria. Allora sia questo castello, tutti questi lati e anche la piazza degli eroi furono costruiti. Per questo tipo al foro battuto. Ecco, e allora per questa festa venne costruita tutta questa zona. E questo castello non era abitato mai da nessuno, perché nessuno era il proprietario, come lo Stato fece costruire per questa festa militaria, con quattro stili architettonici, quelli che erano in Ungheria fino alla fine del 1800. Dopodiché sono le copie e si trovano in forma originale. Questa parte ci mostra lo stile gotico, dove c'è l'ingresso del Museo dell'Agricoltura, e questa parte è la copia di vari castelli barocchi costruiti in Ungheria a metà del 1700. Per esempio, domani pomeriggio, quando andiamo a Castello di Sisi, vedete che ha questa forma di costruzione. Qui abbiamo una chiesa costruita bella originale alla fine del 1100. Questa statua è stata fatta l'anno scorso, rappresenta un avvocato, un giornalista del 1800. Qui vedete la parte gotica e questa parte rinascimentale. Comunque, dove c'è la statua seduta, la statua rappresenta il fondatore del Museo dell'Agricoltura. Santo Stefano, San Ladislao, due re evangelizzati, visto che non viene durante il nuovo regno, fu data a Cattolica. Palazzi, il Ministero dell'Agricoltura, il Museo Etnografico, quello che ci mostra la tradizione del popolo ungherese. Comunque tutti e tre palazzi furono costruiti contemporaneamente, però il palazzo più importante, il Parlamento, nel 1885 cominciarono a costruire, nel 1896 venne inaugurato, però i lavori furono finiti solo nel 1904, in stile etnico, dove ci sono vari stili architettonici, ma come vedete qui predominano i particolari dello stile neogotico. Per questo sul palazzo ci sono 365 muri e torri. Col tetto di maiori che colorate
è una delle più belle chiese protestanti di tutta Budapest. Sulla discesa della collina di San Gherardo vediamo la statua di San Gherardo. Come sapete, lui era un vescovo veneziano morto da martire, anche la collina porta il suo nome. Lui adesso ci guarda e ci saluta. Ciao. A sinistra, ai piedi del ponte Elisabetta, comincia proprio il centro della città, con una vista molto vivace. A destra invece il bagno termale vediamo, con la cupola che è rimasta dai tempi turchi. Anche questo bagno termale ha l'acqua molto efficiente. Prima della guerra. Gli altri ponti invece sono stati ricostruiti nella stessa maniera come erano precedentemente. Ora giriamo e torniamo indietro. Passiamo ancora una volta avanti ai punti ammirati finora. Da qui si vede proprio molto bene la Statua della Libertà e la cittadella in alto sopra la collina di San Gherardo. E vediamo molto bene tutta la fila dei ponti avanti a noi. Strauss, col suo Walter, ci racconta del bel Danubio blu. Poi tanto non sappiamo chi è. Al telegiornale non capiamo niente. Adesso arriva un po' sera, si illumina un po' tutto, se cambia la persona.
torna il cielo operario. Questa è la bocca che c'è più gioco. Brava. Mamma che... è venuta bene, vediamo com'è venuta, eh? Com'è la birra, non buona? Bella. 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 Bellissima. Bellissima. Chi vuole champagne? Volevo la birra. Che bello, tutto illuminato. Fatta la foto lì. No, falla tu di là che prende questo qua illuminato. Ma non mi viene. Grazie. Solo che qua ci servono molto in fretta, qua c'è un quarto d'ora che abbiamo finito e ci mandano via. Che magari hanno tutta la cosa? L'armida ne ha di simile. L'armida deve averne 74. Credo tutti. Che forza! Non già va? Guarda che avete fatto il motore. Hai visto dentro qua che ci vuole? Come andavano una volta, eh? Tutti. Che roba. Marciapiede giusto. Hai visto? Penso che andiamo via noi così possono mangiare qua. Ma noi capitiamo sempre queste robe qua. Quella là di Roma non era da meno, eh? Qua? No, ecco qua. Oh, che bello, dai. Albismo, quelli lì erano tutti per noi, no? Perché ci tenevano tutti per te. Facciamo però. Dai, amica, guarda che la metto. Che bello. Come fai a passare sotto la camicia?
Armita, sì, che ho avuto un bicchierino. E infatti anche quel rito è stata la nostra stupidate quando scoppia la riga come la Torre Eiffel, mi deve dire che c'è, non cos'è allora, quale è quello lì? Il Palazzo Reale. E di qua il Parlamento? Quello di dietro. Ecco, allora domani mattina volete la sveglia? Sì. A che ora? Alle 9. No. Alle 8 va bene. Prima, sì. Ma che sono se, se dormi bene tutta notte. Lo so, però. Se dormi sveglia alle 8 prima. Alle 9, sì. O come? Della stazione, però la costruzione adesso ospita vari bar e birrerie. E a sinistra già vedete la cupola della sinagoga, scusatemi, la cupola della basilica. Questa significa che quando attraversiamo l'incrocio, scendiamo, attraversiamo il viale presso il seman della visita della città. Basilica di Santo Stefano è abbastanza recente, a metà del 1800 cominciarono a costruire per questa famosa festa millenaria festeggiata nel 1896 quando fu costruita la zona della Piazza degli Eroi, però alla fine i lavori furono finiti solo nel 1905 perché c'erano tre architetti ungheresi morì all'inizio della costruzione, invece il secondo, quello che era molto famoso, si chiamava Tiglio, era anche l'architetto del...
quando c'è marmo l'acustica non proprio eccellente, però nonostante di questo fanno questi concerti. Poi allora vedete. Stanno arrivando tutti i partecipanti dello spettacolo. Allora vedete questa bella scena con tutti i partecipanti, vedete anche la bandiera della fattoria. Allora sulla prima carrozza c'è Gabor Segedi, lui ha vinto tante volte questa gara di tiro a due, di tiro a quattro, era anche campionato mondiale, vero Gabor Segedi? Riguarda la razza di cavalli e si chiama Nonius, è una bellissima razza. Poi su un cavallo vedete un antico ungherese, sapete che gli antichi magiari dall'Asia arrivarono sui cavalli, ecco come l'ultimo ragazzo sul cavallo, avevano vestiti più o meno simili e così durante tantissimi anni dagli Urali sui cavalli arrivarono al bacino dei Carpazi fino all'Europa centrale. Vedere come sono bravi per utilizzare queste armi. Ecco un tipico antico magiaro, guardate. Abbiamo buona mira. Ecco, guardate come bravo lui. Bravissimo, un applauso. Questa unica attrezzatura, quella che ce l'avevano per mantenere insieme i cavalli, per addestrarli, è la frusta. È di cuoio. Thank you.
settimane erano fuori casa, fuori paese, no? Con gli animali nella busta, nella grande pianura inglese, e non avevano nessun tipo di divertimento. Per questo fra di loro inventarono diversi tipi di giochi di abilità. Adesso, prima di far vedere questi giochi di abilità, andrò a vederci come sono No.
Comunque, all'epoca Aquincum era una grande città, aveva due parti, questa parte qui fu costruita solo per i civili e dove sotto il ponte Arpad ci sono le altre rovine, lì si estendeva la città militare. Per questo Aquincum aveva due anfiteatri. Dietro di questo trenino, magari quando ritorniamo vedete meglio le rovine dell'anfiteatro, quello che fu costruito verso 146 solo per i civili. E oltre il ponte Arpad c'era un altro anfiteatro costruito solo per i militari. Come